adesso mi imbarazzo. Allora, Parisini e chi più? Ugo e Parisina. Dicevo, la storia è una storia vera questa, che succede all'inizio del 1400, quando il marchese che governa Ferrara è Niccolò III. Ugo era uno dei numerosi figli illegittimi di Niccolò. Abbiamo visto che lui aveva avuto molte amanti e concubine, ma in particolar modo Ugo era nato dalla concubina favorita, che era stata una donna molto amata, e infatti Ugo viveva a corte e crebbe ricevendo un'educazione, veniva trattato come se fosse un figlio legittimo. Però Ugo ha avuto la pessima idea, possiamo dire così, di innamorarsi della giovane moglie di suo padre, che era Parisina Malatesta. Attenzione che qua è peggio che una soap opera, quindi pensiamo alla dinastia. Parisina Malatesta. I Malatesta erano i signori di Rimini, di Cesena, quindi della parte sud della nostra regione. E ovviamente il matrimonio era un'alleanza politica. E Parisina viene mandata qui a sposarsi quando aveva solo 14 anni, mentre Niccolò III d'Este era molto più vecchio di lei e poteva essere tranquillamente suo padre. Infatti la stessa età di Parisina ce l'aveva Ugo, il figlio nato dalla concubina favorita. E allora credo abbiate già capito come è andata a finire la storia, perché Ugo e Parisina si innamorano, il figlio e la moglie del marchese. E quando vengono scoperti verranno rinchiusi laggiù nelle prigioni della Torre dei Leoni. Tutte le due, la donna e l'uomo. Sì, in due celle separate, però non insieme, non li hanno messi insieme, figuriamoci. Pare che subissero un processo e comunque la fine è che furono decapitati, vengono uccisi. Era il 1425 e loro avevano circa 20 anni, quindi erano giovanissimi. Questa storia noi la conosciamo da delle fonti originali, molto scarne, non ci danno molti dettagli, ma è una storia vera. Però poi questa vicenda ha dato vita a molte leggende in città e anche molti scrittori e poeti hanno preso ispirazione da Ugo e Parisina per scrivere le loro storie. E in inglese, per esempio, potete trovare anche George Byron, che scrisse un breve poema proprio dedicato a questi due infelici amanti. È una storia che è diventata molto celebre nella letteratura e anche nella musica. Mi risulta che Mascagni e Donizetti abbiano anche loro rielaborato delle vicende che partono dalla letteratura su Ugo e Parisina. Quindi se cercate potete trovare anche questo. Ovviamente